Buongiorno. Oh, buongiorno, cara. Senta, io e la mia amica Maria Sole vorremmo fare una crociera. Sì, dove le piacerebbe andare? Ha già un'idea? Ebbene, a me piacerebbe il nord Europa, ecco. Ma no, tesoro, sai dove volevo andare io? Alle tenute del bagno che ho reso in Puglia, mi piaceva a me. Ma no, Maria Sole, basta, ci siamo già state. Poi mette la sua musica a palla dalla mattina alla sera, proprio un ego smisurato come il suo non l'ho ancora mai visto, ecco. Ma che capisci di musica tu, lascia perdere? Ebbene, per il nord Europa quindi il prezzo quanto ammonta? Beh, allora dipende da alcuni fattori, come la camera, per esempio se vuole il bagno privato. Bagno privato, vuole... ovvio. Allora, una bellissima crociera nel nord Europa che viene circa 7.000 euro. 7.000? È aumentato? Beh, ma pochissimo, non è. Ah, mi ricordavo. Ebbene, senti Maria Sole, a te piace il caldo, vero? Andiamo in Thailandia. È ovvio che mi piace il caldo, tesoro, lo sai, fai sempre tutto tu, fai. Anche perché se vogliamo soggiornare in Thailandia, con un euro ti mangio un piatto di pasta, con poco viviamo, hai capito? Ebbene sì, vorremmo fare una crociera per la Thailandia per poi soggiornare un pochino anche in Thailandia, capito? Ah, ok, va bene. Allora noi vorremmo prendere una suite con balcone, bagno privato ovviamente, tutto. Quanto viene? Allora, sì, per la Thailandia viene circa 5.000, poi ovviamente dipende. Già meglio, sì, non trovi, già meglio. Ebbene, la pensione è completa, vero? Pranzo, colazione, cena? Ma tesoro, è ovvio, che cosa ti porti i panini da casa? Perdonami. Ho capito Marisole, ma voglio dire, se ci può togliere qualcosa di prezzo, tanto è pieno di buffet a poppa, buffet a prua, buffet in tutti i luoghi della barca, mangiamo come delle maiale, ma perdonami, chi se ne frega. Sì, ovvio, è compresa la colazione, pranzo e cena. Ah, è compresa, ho capito. Ci sono tutte le attività, balli, teatro, cinema? Sì signora, come sempre ci sono tantissime attività, come ad esempio il teatro, il cinema, le piscine, i pool party, insomma le spa, i casinò. Casinò, ho capito. E chissà se incontriamo a quello che corteggiava Gemma, uomini e donne, quello che faceva il marinaio, tu so, ti ricordi? Oddio Maria Sole, può essere tuo figlio però, avanti. Forse più mio nipote, va? Va bene, guardi, mi ha convinta. Sì. Facciamo sì, questo. Sì, ebbene, certo. Ci dice quanto è per favore che paghiamo a metà, ci fa il calcolo per dividere a metà? Allora procedo, sì. Va bene, dove vediamo. Sono esattamente 6.000 euro a testa, 12.000 in tutto. Allora, ecco qua, questi sono i due biglietti di prenotazione. Ah, sì, però non faccia la furba, me li dia quelli. Sì, glieli sto mettendo, un attimo. Bene. Ecco qua. Porca miseria, oggi è proprio inceppatissima, Non so cosa gli si è preso, di solito... Niente, me li avanzi tu che poi te li rido, facciamo sempre così noi, guardi. Va bene. Lo sapevo, guarda, veramente te dico. No, di a me, no, perché la mia amica è sbadata, è vero che sei sbadata, a volte ti dimentichi sempre le cose. Ma che bella, la posso prendere? No, ma veramente quella è attaccata, signora. No, perché hai capito, a me me le regalano sempre, ne ho già due con questa. Stacchi per favore, no? Oh, grazie, ne ho già due comunque. Arrivederci. Niente, sembra figuraccia. Oh, ciao cari. Ebbene, quando sapete di aver fatto una pessima figura, tirate fuori questo sorriso e cominciate a chiedere qualcosa così in regalo. Avete capito? Così uscite dall'imbarazzo, no?